Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 1108esima puntata di Eurotruck Simulator 2. Oggi siamo qui col camion tutto bello illuminato con i nostri bei display, con un bel V8 perché ho sistemato. Allora, non so neanche che camion sia, ora ve lo dico subito, un S520. Dobbiamo fare lo stesso viaggio che abbiamo fatto ieri, quindi easy. Niente, cosa dire? Il problema era per me la Realistic Graphic Mod con tipo la versione Real Vehicle Lights. Quella lì mi faceva scomparire tutto. Quindi sistemata quella, sembrerebbe, cioè tolta quella, sembrerebbe essere andato tutto a posto. Ora andiamo, che tanto un viaggetto che abbiamo visto un quarto d'ora ci vuole per farlo. Penso che appunto questa puntata durerà su quel tempo lì. Ma sì, aspettiamo, tanto non abbiamo fretta. I quadrati ci sono ancora perché sto ancora usando la versione nuova di RJL. Questo qui non so perché si sia fermato, però vabbè. Sto ancora usando la versione nuova di RJL, la 2.2.4, che ora vedrò se togliere e mettere quella vecchia in attesa che vengano aggiornate le mod che piacciono a me per quel camion o meno. Comunque al momento sto usando quella. Io penso proprio che quel semaforo là diventi arancione o giallo, infatti. Ne approfitto per spostarmi di qua e occupare quasi tutto bene la mia corsia. Ecco, quello di non mi piaceva di più, questo mi piace un po' di meno. La multipla fa ancora più schifo. Abbiamo un bel V8 oggi. Ieri avevamo un 450, oggi abbiamo 70 cavalli di più e soprattutto due cilindri in più e anche 3000 di cilindrata in più. Se diciamo ieri era la versione di Greta Thun, quella là svedese, oggi abbiamo la versione che non ci piace. L'S520 è molto molto più come consumo è molto più alto. Ora non so dirvi di preciso quanto perché non l'ho mai provato l'S520, però so dirvi per certo che l'R450 è molto più contenuto nei consumi di un S520, sia per appunto il motore, cioè, per il motore soprattutto. Spinge questo, quell'altro non spingeva. Questo più o meno lo stesso peso di quell'altro, forse un pelo meno. L'altro era 100, 130, forse 120, 130. Ero già pronto a frenare. Se al momento questo qui la media di consumo sono 50-60 litri ogni 100 km in aumento, ma perché me lo sta continuamente aggiornando, cioè da quando sono partito era zero, quindi diciamo devo ancora fare bene la media, praticamente è come dire quasi consumo istantaneo quello che mi sta segnando. Quindi quando si sistemerà, che poi facciamo alla fine del viaggio, potremmo fare la media di quello che abbiamo consumato, anche perché adesso accelera, frena, si è alzato tantissimo, poi si abbasserà, penso staremo sui 30 35 in autostrada massimo. Anche qui abbiamo questo cambio che non mi piace perché tiene il motore a 1250, 1270 per 1300. Aspetta, sì, mi devo spostare tanto. E non va bene, vedete, 28, 31, 33, 32, 30, 28, ci teniamo intorno ai 30, insomma. E volendo io potrei fare una cosa del genere e andare a 87, volendo potrei andare anche a 85. Sarebbe ancora l'ideale, sarebbe andare 80, ma come vedete se andiamo 85 già è sceso di tanto. Ora lasciamolo un attimo, tanto siamo in piano, capire come sta andando. Scende 25, 27, 30, 31, 30, 28, 27, scende un po' di più. Se noi vogliamo ancora andare a 80, che in teoria sarebbe il limite di velocità e la velocità più
economica da fare, perché ovviamente piano meno consumiamo. Ora lasciamogli un attimo capire che siamo in pianura qua, siamo in salita. Sembrerebbe quasi che siamo in salita. No, però sembrerebbe quasi di no. Però sembra di sì, eh. Cioè, a me sembra che siamo in salita. O forse inizia là. No, no, vedete, 17, 16, cioè consuma praticamente molto molto meno. 14, 15, cioè consuma quasi niente. E abbassare la media così, ora sta iniziando la salita. Ora sì, sta iniziando la salita, si vede. È normale che consumi di più, ma se facessimo un viaggio come potremmo fare questo tutto a 80? Magari se mi ricapita prendo uno con l'R450 e cerco di fare la media più bassa che posso. A parte che siamo anche leggeri, come vi dico, siamo 110 quintali con questo carico. E questo poco poco schiaccio. Cioè, 70 litri. Ma ora perché siamo in salita voglio togliermi la salita il prima possibile. Ecco qua, ora che siamo così. Mollo piano piano l'acceleratore perché se lo lascio andare di colpo lui mi mette in retardo perché io ho messo 80 e qualcosa come velocità. Ho fatto di scendere sotto 85, ora me l'ha messo lo stesso un po', però vabbè. Ora siamo a 0.0 perché siamo in discesa e cioè sì, siamo in discesa e non deve tenere, cioè siamo in marcia, quindi non serve che gli butta gasolio per tenere il motore acceso. E consumiamo poco, vedete, 18, 17, 16. Poco. Avere l'R450 di sicuro staremo sempre sotto i 30, quello è poco ma sicuro. A 80 all'ora così. Regime, siamo a 1120 giri, che è molto buono. Ora non so se mi devo spostare o meno, no, non sembrerebbe. Non mi devo spostare, le luci sono accese, sì. Consumo. Un po' di salita anche qua, sembrerebbe quasi di no. Prima consumava di meno, ma è che adesso va sui 27. Prima stava sui 20 addirittura. Infatti mi sembra anche strano che stesse sui 20, eh. Oh, finalmente non dobbiamo preoccuparci di polizia. Che effettivamente non è ancora una cosa stupida quella che sto facendo, perché dato che noi abbiamo appena cominciato e abbiamo pochissimi soldi, no? Adesso dobbiamo stare attenti alle multe, andare, mi raccomando, sui limiti. Prima mi sono fatto tutto il viaggio 90 e mi è andata di lusso, mi sembra che non ho preso neanche una multa. Da adesso in poi stiamo attenti perché, cioè, mi sembra sia 1100 euro una multa di superamento di velocità. Quindi c'è, cioè, da stare un attimo all'occhio perché, cioè, ci vuole poco prenderne 5 o 6 e farti partire, cioè questo viaggio ci dà 4.500 euro. Quindi già se noi facciamo un po' di danni, facciamo qualcosa, sì, è tantissimo, ci danno tantissimo i viaggi, lo so. Però poi adesso potremmo dire ok, abbassiamo il prezzo, ma quando arriveremo appunto al livello 8, che io ho intenzione di prendermi il Volvo FM, credo di essermi deciso adesso, magari consigliatemi qualcosa anche voi. Mi serviranno molto i soldi che faremo perché per ripagare un prestito che penso prenderemo di 200.000 euro almeno. Dato che dobbiamo prendere il garage. Ah no, forse il garage no, vabbè, vedremo. Mi servirà, cioè ci vorranno poi per restituire, lo vedrete che con quel camion viaggeremo abbastanza. Quindi bisogna, il primo camion da prendere è da studiarselo bene, perché se sbagli e ti prendi un camion che non va o che ti dà problemi per qualche motivo strano, che non riesci bene a guidarlo, è una morte perché devi guidarlo per tanto tempo. O lo rivendi e poi però è un casino. Io penso di non aver quasi mai venduto camion, anzi penso di non averne mai venduti camion. E quindi o lo rivendi ma poi puoi perdere soldi, quindi devi scegliertelo bene. Per quello io punto sempre sui soliti Scania o Volvo, perché so che sono mod fatte bene, che riesci comunque a guidarle. L'FM non l'ho mai guidato, quindi forse è un po' azzardata la scelta, ma in teoria dovrebbe essere su base FH, quindi no problem. E quindi andare su, diciamo, qualcosa di fidato. Se io prendo
per esempio qualcuno mi scrive di prendere l'Iveco, il Mercedes ho già cambiato 600 mod, ma fanno tutte schifo. Non il Cayman, non fraintendetemi, ma io non trovo una mod di Mercedes fatta bene. Oppure anche l'Iveco, io sto sempre aspettando da tipo qualche anno. Sì, ma questo che velocità fa? Scusa, io sono agli 80 all'ora. Sto aspettando da qualche anno una mod di un Iveco che dovevo uscire, poi il mod non si è più fatto sentire, adesso sembra che si sia rifatto sentire. Sì, acceleriamo un po' perché sennò questo qui lo sorpassiamo domani. Comunque il consumo deve essere abbassato sui circa 30, non so se avete fatto caso. Alti stazione, vabbè. Vedete, si abbassa. Ora perché siamo a 0.0 ci vuole un attimo a farlo abbassare. A te le persone sembra sia di qua e io invece di là. Perfetto. Io ora potrei in questo momento mettere la marcia, lasciarlo andare giù così. Forse avrei potuto cominciare prima mettendolo un pelo in folle, però va bene anche così. Stiamo consumando zero e quindi abbassiamo anche molto la media. Alla fine ci sono arrivato tanto forte che mi tocca anche rallentare. Perfetto. Ora gli faccio cambiare marcia premendo. Vedete quanto è intelligente il cambio dello Scania? Ma veramente, io ogni tanto mi meraviglio di come facciano a essere così stupidi quegli altri. Eppure un gioco penso, cioè, dovrebbero essere tutti uguali, eh. Lui, visto che è rallento, com'è nella realtà quando rallenti, lui scala, poi anche se togli il retarder, lui rimane con la marcia scalata tipo a 2000 giri. Finché tu non premi un pelo l'acceleratore, allora lui te la cambia. Cioè, per dire, ora se io facessi così, che inserisco il freno motore, vedete, lui sta così, io, tac, un pelettino di acceleratore, che capisce che non voglio più rallentare, e me lo fa lui. Vedete? Tac. Ora. Si è un attimo stupidito perché ha scalato troppo. Quello lì ogni tanto capita purtroppo. Che scala troppo, cambia e poi riscala. Non tantissimo frequente. Tanto frequente. Così frequentemente, insomma. Però ogni tanto capita. Ora, no, aspetta, il semaforo più avanti, lo facevo qua dal cartello. Infatti stavo rallentando. Sì, ora stiamo un po' 102 litri. Alti adesso. Fatto certo che devi sempre romperti. Sei spostato di là quando io devo stare di qua. E ora mi sei venuto di nuovo a rompere. Volvo F10. Ciao Volvo. Dai, vieni verde. Tocca fermarmi. Via. Ora vedete. Beh, questo no, forse perché nota che non ce n'ha neanche bisogno di tirarle tanto le marce, perché comunque è un motore potente che non ne ha bisogno e quindi risparmia sul gasolio. Sì, su questo non lo fa, sugli altri lo faceva, su questo no. Qua si consuma molto di più, cioè non so ora. Infatti vedete, 31.6 eravamo già scesi sotto i 29 perché accelera frena tutto. Cosa frena questo? Forse quello doveva girare quindi l'ha fatto un po' frenare. Bella Porsche, cos'è? 318, io non me ne intendo tanto di Porsche, intendo anzi poco niente. Arriviamo qui a scaricare. Abbiamo fatto un quarto d'ora di puntata quasi giusto, come avevo detto. Benché siamo andati a 80, quindi va già bene che sono andato a 80, così l'ho prolungato un po' la puntata. Io me l'ho girato in modo da scaricare come ieri là, e invece devo scaricare di qua. Oltretutto, la vera domanda è: ma io quando mai la faccio la pausa? Io non mi ricordo di aver mai fatto la pausa. Ieri con i dipendenti. Oh, l'assistenzante che torna utile, per carità, però in questo. Ah no, mi sembra di aver visto un palle subito alla sinistra, non c'è niente.
sottostante spesso però in questi casi qua dà problemi perché... No, aspetta, qui devo segnare questo. Perché ti fa sterzo, tipo fa sovrasterzo. Livello 3. Di sto passo io non arrivo più. Un'altra email ci è arrivata. Da chi? Siamo in grado di aiutarti a crescere. Banca. Ho capito, ma... a me serve. Quanto mi fanno da... fino a 500.000. Wow. Apriamo un attimino gli accessori, che ci metterà una settimana ad aprirsi perché ne ho troppi. E vediamo un attimino sul prepararci per il prossimo viaggio. Che cos'è che dicevo che speravo che volevo che fosse? Ah, un R450 per la media. Vedremo. Vedremo un attimino adesso cosa troviamo. Che io me ne farei anche qualcuno da soli, ma come sapete al momento non ho tempo, quindi mi tocca registrare tutto, anche se questo è stato lo stesso identico viaggio di ieri. Cercherò di prenderne degli altri. Vediamo un pochettino cosa c'è. Adesso è una cosa nuova che posso sceglierla in alto a sinistra che camion o no. Mi sembrava di ricordare prima che potessi sceglierlo per marca. Allora, noi praticamente prendiamo anche posta quasi sempre. Volendo sarebbe da fare questo, però il camion è vecchio. Cioè, non è neanche tanto, però non è fatto benissimo. Toulouse Andorra, questo non è male. Abbiamo anche uno scanione R650. Paura, eh? Però vediamo un pochettino se c'è qualcosa di decente. Cipro. Beh, non è male andare a Cipro, ma con questo schifino qua. Dai, ma non c'è manco la cabina alta. Questo, parete di metallo. Questo lo prendo. R580. Prendiamo quello. È tipo un trasporto eccezionale. Altro non vedo di interessante. Qualcosa di un po' diverso dal solito. Questo perché non mi compare? No, perché un Mercedes mi mette un po' a caricarlo. Niente di che. Niente di che. Nada. Niente. Quanti ne ho cambiati? Boh, 280 quintali di riso. Magari mi dà qualcosa di bello. No, un Volvo 420 FMX oltretutto. Ma scusa. Questi Volvo qui sono bellissimi da guidare quando devo fare lavori dipendenti, perché sono stracomodi. Ho anche un Volvo FM qua. Potremmo fare questo qua. Cos'è? Un 430? Da quando esiste il 430? Questo tipo 3,30, ma che schifo, ma veramente. Tipo farne qualcuno con un Volvo FM. Ora voglio prendere quello là con lo Scania. Questo qua, parete di metallo. Un Milano Nizza. E poi penso che dopo questo faremo un po' di Volvo FM, perlomeno 2 o 3, giusto da farsi un'idea di com'è il camion. Potremmo magari anche provare con qualche altro modello. Giusto per farsi un'idea e dire ok, ne vale la pena di prenderlo oppure no, lasciamo perdere che non mi conviene. Giusto per quello. Ora vediamo un attimino questo qua, com'è. Perché ho visto il camion ma non ho visto che rimorchio, che semi rimorchio abbiamo attaccato. Non penso sia uno di quelli eccezionali, però. Magari uno semplice tipo di quelli un pochino più larghi o così. Sì, infatti, una cosa del genere. Ma neanche faria LED. Di luce alogena mi metto lì a caso. Ho sbagliato, volevo scendere in pioggiante, non ho più la pioggiante, però perlomeno è vuoto, dai. Perché c'ho tutto spento di nuovo? Ma porca di una miseria. Perché sull'R mi si spegne tutto? Ho guidato l'S prima e mi sembrava di aver risolto con l'S. Allora, innanzitutto mi levo di qui, così non do fastidio. Sterzo, molto più duro che si sente su questo. Ma molto rispetto a quell'altro, eh. Penso sia perché appunto è un quattro assi doppio ponte. È molto molto più duro. Bello sto rimorchio. Aspetta, fammi un attimo vedere io che strada devo fare. Mi accosto qui. E guarderò di sistemare anche questo.
Va bene, il camion nostro è questo, non possiamo alzare il carrello là, ma qui sì, sono 280 quintali, volendo si potrebbe anche tenere alto, ma noi lo teniamo basso, tanto non paghiamo noi. Abbiamo poi 580 cavalli a nostra disposizione. Ah, bello, abbiamo anche i LED lì che non si accendono. Come si accendono i LED lì? Ah, no. Bene, io vi ringrazio per la visione, da è tutto, ciao a tutti.